canzoni rese immortali da Mina in chiave jazz. 3x1 è stato realizzato da Danilo Rea, Massimo Morriconi e Alfredo Golino per celebrare la più grande artista italiana. Il trio era stato invitato a Cremona lo scorso anno per suonare la musica di questa interprete e da qui nasce l'idea di un tributo, racconta Danilo Rea insieme a Massimiliano Pani. Il concerto ebbe un grande successo un anno fa. Così Massimiliano ci disse perché non prendiamo spunto da questo concerto per fare un vero e proprio cd. E così è nata la cosa. E poi anche la cosa, prima bisogna farlo, in quanto loro sono il nucleo, cioè la cellula iniziale di ogni arrangiamento di Mina, parte da questo trio, da questa ritmica qua. E quindi fare una cosa dove loro suonavano per loro stessi bisognava farla. Jazzisti nell'anima, ma capaci di suonare ogni singolo pezzo di ogni genere nel modo giusto, hanno registrato tutti i brani dell'album live in studio a Lugano. Semplice e diretto il commento di Mina. Ha detto molto carino quando gliel'abbiamo fatto sentire.